ragazzi! Che mi è cascato tutto? Non ti è cascato nulla, però. Sì, ho sentito plaff. Ho sentito plaff. Che plaff, che plaff. Che so. Ah, era questo ragno gigante che ha su gol! Il papà di Fabrizio ci ha regalato una scatola di terra e oggi vi cucineremo una ricetta coi funghi. Adesso li annaffiamo 2 secondi, cogliamo i funghi e continuiamo la ricetta. Sto funga cresce, cresce d'indovato e piano piano fanno figlio mese. Quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice uè, cos'è, cos'è, cos'è sto funghi cinese? I funghi ce l'abbiamo! Andiamo a cucinare. Allora, voi vi chiederete, ma questi perché cucinano? L'Abruzzo è in lockdown e quindi cosa potevamo farvi vedere su un canale che parla di cibo e di viaggi in un momento in cui non si può viaggiare? Lumagnà. Perfetto. Che poi noi, lockdown o non lockdown, a noi cambia poco, perché dentro a sta casa si spignatta dalla mattina alla sera, si cucina 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi cuciniamo. I funghi ce l'abbiamo, mi sembra che si è capito. Facciamo una zuppa, perché fuori è un fantastico tempo autunnale, e quindi facciamo una zuppa. Con tutto quello che abbiamo trovato al supermercato. Abbiamo trovato la zucca, le castagne, le patate dolci, le patate normali. Patate normali. E un sacco di altri ingredienti che adesso non mi vengono in mente, perché noi cuciniamo spesso e volentieri alla John Fason, cioè famosissima tecnica di cucina, anche a Tusi la è scoffie, pure è scoffie. Quindi misuriamo poco, spesso aggiungiamo ingredienti o li togliamo a seconda di quello che c'è nel frigo. Però specifichiamo, perché cioè noi siamo cresciuti con le nonne. Le nonne in Abruzzo hanno diversi tipi di misurazioni, cioè award, cucì, tocca, vedi? Se tocca così la massa è pronta. Cresciuti così non è che potevamo essere tanto precisi. Comunque, adesso noi cucineremo a cavolo come sempre. Poi, dosi e ingredienti precisi li trovate sul nostro blog, che per i pochi del mondo che ancora non sanno qual è www.wherethefoodisgo.com. Vabbè, qua basta le chiacchiere, cuciniamo. Pezzo di cipolla che ci è avanzato da ieri sera, 3 bei sellecchioni di sedano e 2 carote. Brodo classico. Non lo saliamo, perché a aggiustare di sale la zuppa si fa sempre in tempo. Se usate il brodo salato, sul fuoco. Coperchio rigorosamente non della pentola in questione. Tutta roba professionale qua a casa nostra. Adesso è ora di cominciare a cucinare sti funghi. Partiamo dal soffritto. Il soffritto noi ce l'abbiamo così. Così significa congelato in un sacchetto. È vero, non si capisce il congelato dalla telecamera. È giusto. Però se faccio così, un giorno più o meno al mese. C'è il giorno soffritto. Se ci compriamo 20 quintali di carote, 20 quintali di sedano, tritiamo tutto e facciamo i sacchetti. Sedano e carote solamente, non cipolla, perché la cipolla a casa nostra c'è sempre. Quindi adesso la facciamo express. Come si fa per non piangere quando si affetta una cipolla? Il primo metodo è quello più facile: imparate a tagliare la cipolla velocemente, così i fumi non fanno in tempo a farvi piangere. Se no, la cipolla tagliata a metà, sbucciata, la mettete sotto all'acqua fredda e già un po' gli leva quel succo di cipolla che è quello che vi fa piangere. O se no, se proprio non trovate un'altra soluzione, noi l'abbiamo trovata tanti anni fa. Ecco qua, 100% efficace. Vi mettete gli occhiali da sub e tagliate quello che vi pare. Sembra un cretino. Adatto Caringia. Allora, cominciamo sto soffritto. Olio come se non ci fosse un domani. Questo è l'olio di casa nostra, eh. Le olive per fare questo olio ce le siamo andate a cogliere io e Alessia con le nostre sante manine. Non ci credete? Guardate questa clip. Ti voglio lotta, foglie le rose, scompre lo sposo, scompre lo sposo. Che scemo. Sedano e carota congelati. Oh, un po' di cipolla. È giunto il momento finalmente di sti benedetti funghi, che useremo nella zuppa in 2 modi diversi. Vogliamo ripetere e ribadire che sono nati a casa nostra. Sì, questa è la prima volta che coltiviamo dei funghi. Questa cosa di coltivarsi i funghi in casa è veramente una figata, e devi essere proprio un asino per non far crescere i funghi. È proprio facilissimo. Prima di usare i funghi aggiungiamo al soffitto un po' di questi. Questi sono funghi porcini secchi che abbiamo semplicemente messo una mezz'oretta a rinvenire in acqua tiepida. Prendiamo giusto una stritazzata, come dice Giorgione, e li mettiamo adesso nel soffritto, perché se li mettete una volta che cominciate a buttare il brodo vengono solo lessi, invece così si danno un'insaporita con l'olio. Una bella giratina,
E già c'è un profumo, ragazzi, da tuffarcisi di testa qui dentro. Ci teniamo una parte dei funghi per la fine, quindi una bella cucchiaiata dentro al piatto per fare i fili. Il resto dei funghi andrà nella zuppa. Ma quanto sono belli questi funghi! L'altra parte dei funghi la buttiamo dentro a crudo, così nel soffritto. È una bella sbricinata, termine approvato dalla Cusca per descrivere codesta azione. Un po' di vino bianco, mi raccomando, la devo sempre evaporare bene bene, se no rimane amaro. Ci mettiamo dentro pure un paio di patate, tanto per aggiungere cremosità alla nostra zuppettina. Patate dentro. Allora, adesso ci vorrebbe un po' di rosmarino. Allora? Un po' di salvia? Andiamo a prendere qua fuori, due secondi. Allora, quattro foglioline. Un po' di foglie di salvia. Questa in particolare è una salvia all'ananas. Ci mettiamo pure un rametto di origano. Questa mi sembra che in italiano si chiama pimpinella. Mia nonna la chiama la pampanella. Sa un po' di noce questa fogliolina. E un rametto di rosmarino. Facciamo a due, va. Il nostro mazzetto di erbe l'abbiamo raccolto, l'abbiamo lavato. Adesso lo attacco, semplicemente perché ad Ale non piace tanto la sensazione dei pezzettini di rosmarino e cose varie sotto i denti, e quindi facciamo così in modo tale che questo mazzetto non vada da nessuna parte là. E adesso andiamo di brodo, andiamo a coprire. Mettiamo anche un cucchiaio di concentrato di pomodoro, che nelle zuppe ci sta sempre bene, a parte che dà un po' di colore, ma poi aggiunge quel famoso umami, che tra l'altro con l'umami dei funghi a morte sua, a morte sua, non è che diventerà rossa, ma avrete quel sentore di non so che. E ma che è sta roba? Quello, le castagne. Vai. Vai. È una cagata. Andiamo con la castrazione. Sale grosso, le castagne le mettiamo già in acqua fredda, giusto una sbollentata, poi la cottura finiranno in forno. L'acqua bolle, da qui impostiamo il nostro fantastico galletto e aspettiamo 5 minuti. 5 minuti sono passati, scoliamo in forno. Diciamo una mezz'oretta, 40 minuti, poi vediamo, guardiamo a occhio. Ascolta, lascia riposare un attimo. Allora, adesso sciogliamo le castagne. Sciogliamo le castagne, non è che le facciamo liquefare. Giustamente la nonna avrebbe detto mo te la mascioglie le castagne. Te la mascioglie le castagne. Però in italiano, se tu mi insegni, dice adesso. Poi da una linguista come me, capito? Se imparite questa scenetta, io sono quello acculturato. È una cosa di cui una si è accorto. Una. Come si dice? Le sbucciamo. Ecco, le sbucciamo. Soprattutto perché era in questo periodo, non posso citare il goulash a Budapest durante i mercatini di Natale. Sul blog, ragazzi, c'è un articolo dettagliato su Budapest, andatevelo a vedere, e soprattutto visitatela se potete nel periodo di Natale, dicembre. E poi vabbè, le zuppe del Trentino, avete visto già? Oh, zuppe di cipolle di Malga Canali. A proposito di zuppa di cipolle, ricordi la zuppa di cipolle a Parigi? La zuppa di cipolle a Parigi con la neve! Che c'è di più bello di mangiare? La zuppa di cipolle a Montmartre con la neve. Dove? A Montmartre. A Montmartre. Vogliamo parlare di rame? Il nostro meraviglioso cioppone. È sempre una zuppa, Sempre a novembre-dicembre, però. È vero. E invece sto novembre-dicembre, che famo? vabbè ragazzi, finirà sto lockdown, che vogliamo fare? Dai, su, resistiamo tutti, mangiamo. Mangiamo e cuciniamo. Prima o poi finirà sta roba. Ragazzi, ci siamo noi, vi teniamo compagnia. Pure noi, però andiamo per il canale YouTube di viaggi enogastronomici, l'unico anno in cui non abbiamo viaggiato. Non ha viaggiato nessuno al mondo. Sì, vabbè. Controllo la zuppa nel frattempo. Ragazzi, con le erbette una marcia in più. Qui abbiamo il timo limonato. Il timo normale, l'origano, l'origano greco, la sabbia normale, la sabbia all'ananas, la pimpinella. Vari tipi di menta per fare il mojito. In questa casa d'estate i mojiti fischiano, sembra di stare a Cuba, ma anche le tipiche bellezze cubane, come potete vedere, è un fisico. Bellezze cubiche, ero cubane. Sei un cubetto, sei. Bravo, mi hai fatto dire. Ah. Incredibile. Poi in 14 anni sta battuta non me l'hai fatta mai. Hai visto? Perché non ti hai mai dato della bellezza cubana, vogliamo dirlo. Cioè non l'ha fatto in 14 anni e lo sta facendo davanti a una telecamera. Ah no, perché voi mi sta venendo in mente che ho fatto del Cuba, mojito. Allora, le calde arroste sono pronte. Le buttiamo dentro. Che meraviglia. Spriciniamo. Esisterà una parola in italiano? Mescoliamo. Ah, si può dire. Sì, anche abbastanza in uso. Abbastanza comune. Sì, sì. Vabbè, lo vuoi mettere con sbriciniamo. Lo sbriciniamo. Il rimestare.
patata dolce. Una patata sola con tutta la roba che ci mettiamo, andrà bene. Poi che ci mettiamo pure? La zucca. Ah, mi sono dimenticato, le inforniamo. Si potrebbe mettere tutto dentro la zuppa direttamente, però così viene solo bollito. È buono pure, ma se fate questo passaggio in forno, andiamo a tirare fuori gli zuccheri di queste verdure. Per acquista quel sapore tostatino. Ma no, mi sei sciolta la mannanza qua. Aspetta, la mano. Filo d'olio, un po' di sale, patate dentro, zucca dentro. Siamo? Le abbiamo tirate fuori dal forno, adesso le mettiamo dentro la nostra zuppona. C'è un profumo. Allora, aggiungiamo un altro po' del nostro brodo, perché adesso la facciamo andare la zuppa per un bel po' a fuoco bassissimo. Ok. Ciao. Sentite questo rumore? Questa musica? Questo è il suono di una zuppa che sta andando bene. Beh, a me sembra che sta andando molto bene qua la questione. Intanto che questa continua ad andare, ultimo tocco. Mettiamo i funghi a soffriggere. Mi sono perso il momento in cui Ale ha buttato dentro il vino bianco. Comunque, funghi, sale, aglio e vino bianco. Un po' di prezzemolo. I funghi sono pronti per la guarnizione finale. Ci prepariamo due crostini e due nocciole per la guarnizione. Gli faccio fare sto bel bagno d'olio e li inforniamo. Sempre come guarnizione useremo pure le nocciole. Ce le tostiamo al momento, così sono più profumate quando poi le andremo a buttare sopra la zuppa insieme pure ai funghi trifolati che ha fatto Ale. Madonna, già ho fame. Guardate che spettacolo. La consistenza è quella che volevamo. Ha cotto 2 ore. Questo dopo 1 ora comunque era cotta. Se volete accelerare sta roba e non aspettare 2 ore, usate un bel mini pinner. 2 colpi dentro di mini pinner, frullate una parte e così vi viene cremoso in maniera più veloce se non avete tempo. Ma tanto il lockdown potevamo stare pure 4 ore a aspettare la zuppa. L'ho assaggiata, è sciapa. Quindi bella presa di sale. Ce la mettiamo. Pepe, tanto. Mi piace bello pepato. Ci mettiamo pure un po' di paprika. Dolce. E poi un cicinin. Allora, io mangio molto piccante, ma Ale no, quindi mettiamo giusto poco poco di questa cosa qua che è cipotle, cioè jalapeno affumicato. Basta, basta. Porzioni, Ale, secondo te? 6. 6 piatti ci escono. Diamo un'ultima svricinata. Adesso io direi, facciamo un piatto a beneficio dei nostri amici, poi il resto ce lo mangiamo così col cucchiaiolo. Esatto, la Bud Spencer. Buoni. Andiamo a impiattare un bel mestolino, anche 2, anche 3. Oh, ecco, questa è una porzione decente. Poi una bella cucchiaiata dei funghi di Ale tricolati, 2 crostini fatti in casa, le nostre nocciole, una bella spruzzatina dell'olio di casa e questa è la nostra zuppa d'autunno. Secondo me è buona. Buonissima. Beh. Ragazzi, noi andiamo a mangiare. Speriamo che vi sia piaciuta. Gli ingredienti e tutte le quantità le trovate sul blog. Il link è nella descrizione di questo video. Se vi è piaciuta questa ricetta, scrivetecelo che magari ne faremo altre. Probabilmente ne faremo altre se questo lockdown permarrà per tanto tempo, perché in giro non ci possiamo andare. Tanto, se vi piace, noi ogni tanto vi facciamo vedere un piattino di quelli che si cucinano tutti i giorni a casa dei menti. Andiamo? La mania. Mi sta chiamando. Ciao! Ci siamo dimenticati, iscrivetevi al canale, seguiteci su Facebook, Instagram, Pinterest e sul blog. Ci abbiamo pure Pinterest. Ci abbiamo Pinterest, non lo sapevo. Ciao!